Castelvetrano, weekend di controlli dei carabinieri, scattano le manette per tre persone. Paceco, scoperto una discarica abusiva, scatta il sequestro dell'area. Mazzara, mancato dragaggio del portocanale, Cristaldi chiede il commissariamento della regione. Mazzara, elezioni, impazza il Toto candidati e domenica il lancio ufficiale di un nuovo soggetto politico. Mazzara, il comune avvia alcuni interventi per prevenire gli allagamenti in varie zone della città. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG Vallo che apriamo con la cronaca. Iniziamo da Castelvetrano e Partanna, dove nel weekend appena trascorso i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli al termine dei quali sono state tratte in arresto complessivamente tre persone. Sentiamo. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, nel fine settimana appena trascorso, hanno effettuato tre arresti. A Partanna, in particolare nella giornata di sabato, i militari della locale stazione hanno arrestato il 21enne Salvatore Ingoglia. Il giovane avrebbe violato in più occasioni la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposto. L'autorità giudiziaria ha pertanto sospeso la misura alternativa nei confronti del giovane, che è stato accompagnato presso l'Istituto Malaspina di Palermo. A Castelvetrano invece sono stati eseguiti gli altri due arresti. Si tratta del 60enne Aldo Favare e del 20enne Alessio Noto. Il 60enne, accusato di evasione, dovendo scontare una condanna residua di 5 mesi e 10 giorni su provvedimento emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Marsala, è stato accompagnato presso il carcere Cerulli di Trapani. Il 20enne invece deve scontare una condanna residua di 3 anni e 6 mesi per uno scippo ed anni di un'anziana. Anche in questo caso l'arresto è scattato su provvedimento dell'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Libetano. Noto è stato accompagnato presso il carcere Cerulli di Trapani. Una 26enne di origini romene è stata segnalata alla prefettura trapanese per assunzione di sostanza stupefacente. La giovane infatti è stata trovata in possesso di 1,5 grammi di hashish. Nel corso dei servizi sono state identificate 150 persone e controllati 110 veicoli. Sono state effettuate infine 12 perquisizioni e controllate persone sottoposte a misure di sicurezza. Notte di terrore, la scorsa notte a Trapani per una coppia di coniugi trapanesi. Secondo quanto reso noto dall'ANSA, infatti, un commando formato da almeno 4 banditi armati e con il volto coperto ha fatto irruzione nella loro villa nel rione Casa Santa ad Erici. Il raid è avvenuto attorno all'1:30, i rapinatori hanno sorpreso i coniugi, due medici molto conosciuti in città, nella stanza da letto, mentre stavano dormendo. La donna è stata subito narcotizzata, mentre il marito è stato minacciato con la pistola nel tentativo di costringerlo ad aprire la cassaforte. Il professionista ha detto ai rapinatori di aver lasciato la chiave in una cassetta di sicurezza in banca, ma i banditi non si sono scoraggiati e con alcuni attrezzi hanno abbattuto la parete di un cavo sotterraneo e hanno portato via il forziere contenente preziosi e gioielli. I banditi poi sono fuggiti all'alba indisturbati. Sono in corso ovviamente indagini della polizia per stabilire l'ammontare del bottino, che sarebbe ingente, e risalire agli autori del colpo. Alle battute finali, il processo di appello a Palermo, scaturito dall'operazione antimafia denominata Freezer, condotta ad Alcamo 2 anni fa. Ieri la Procura Generale ha chiesto la condanna degli imputati. Nel dettaglio, l'accusa ha chiesto la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti di Ignazio Melodia, Giuseppe Di Giovanni e Filippo Cracchiolo. 6 anni di reclusione invece sono stati chiesti per Antonino Stella. La sentenza di secondo grado verrà emessa il mese prossimo. Ci spostiamo adesso a Paceco, dove la Guardia Costiera, o meglio il nucleo di polizia ambientale della Guardia Costiera di Trapani, ha scoperto e sequestrato una discarica abusiva. I particolari nel servizio. I militari del nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia Costiera di Trapani, impegnati in un servizio di contrasto alle attività illecite connesse allo smaltimento dei rifiuti, la scorsa settimana hanno individuato una discarica abusiva a Paceco. È stato accertato in particolare che ignoti si sono disfatti di circa 1.000 chili di prodotti caseari. Si tratta di forme di formaggio di varie pezzature, intasando l'alveo del corso d'acqua parallelo all'argine sinistro
all'altra del torrente Baiato, ostacolandone così il normale deflusso, con potenziali esondazioni dovute alle precipitazioni stagionali che avrebbero potuto causare allagamenti dei terreni adiacenti e anche smottamenti. I militari del NOPA, considerato che l'area risulta essere sottoposta a vincoli paesaggistici, hanno sottoposto a sequestro l'intera area, ricadendo su particella intestata al demanio dello Stato, al fine di tutelare il bene pubblico da ulteriori abbandoni incontrollati, nonché avviare tramite competenti enti le prescritte procedure per la bonifica e il ripristino dei luoghi. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali di Pantelleria. Le denunce sono scattate domenica scorsa durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia ambientale. Nel dettaglio, i militari hanno sorpreso tre uomini mentre cacciavano e hanno riscontrato delle irregolarità. Due persone, un ventenne e un 44enne, sono state denunciate a piede libero per il reato di esercizio di attività venatoria con mezzi non consentiti, in quanto il fucile in dotazione era sprovvisto di riduttore del serbatoio e con all'interno più cartucce rispetto alle tre consentite per legge. Un 64enne invece è stato denunciato in quanto sorpreso in esercizio di attività venatoria in assenza di licenza al porto di armi. Nonostante ciò, infatti, l'uomo era in possesso del fucile di un altro cacciatore. Oltre a denunciare i tre, i militari hanno proceduto al sequestro penale dei tre fucili utilizzati dai fermati per la battuta di caccia domenicale. La città di Trapani venerdì prossimo renderà omaggio al giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto in occasione del 36esimo anniversario della sua morte. Lo farà con due iniziative in collaborazione con la sezione trapanese dell'Associazione Nazionale dei Magistrati e con il coordinamento provinciale di Libera. Alle 11 a Villa Margherita verrà scoperta la scultura dell'Albero della Memoria, un'opera in ferro dell'artista Massimiliano Herrera dal forte valore simbolico, un'opera creata con il supporto della figlia Maren Montalto, che tra l'altro sarà presente all'iniziativa assieme alle autorità, alle scolaresche e agli studenti del conservatorio, che tra l'altro si esibiranno in due momenti musicali. Veniamo adesso a Mazara del Vallo, parliamo delle elezioni amministrative, impazza il Toto Candidati, intanto domenica presentazione ufficiale per un nuovo movimento politico. Sentiamo. Impazza il Toto Candidati a Mazara del Vallo in vista delle elezioni amministrative in programma tra 4 mesi. Un vortice di nomi e papabili aspiranti primi cittadini che ora dopo ora si arricchisce di altre novità e voci. Le ultime riguardano il professore mazzarese Danilo Di Maria, ex consigliere comunale ed ex consulente a titolo gratuito del sindaco uscente Nicola Cristaldi. Ebbene, Di Maria potrebbe essere il candidato sindaco di una coalizione che vedrebbe come alleati l'attuale presidente del consiglio comunale Vito Cancitano, l'attuale assessore al bilancio Vito Pilardello ed il consigliere comunale Francesco Poggia, ovvero quella parte della maggioranza, vedi Cancitano e Pilardello, che non avrebbero digerito bene le indicazioni cristaldiane sul candidato sindaco di continuità amministrativa. Prima Pino Bianco, poi Davide Palermo ed infine Mariella Martinciglio. Cancitano e Pilardello, insomma, potrebbero decidere di dare vita ad un progetto alternativo che coinvolgerebbe anche il neocostituito movimento La Forza dei Fatti del consigliere Poggia. Panta politica o ipotesi concreta, basterà comunque aspettare qualche giorno per avere conferme in un senso o nell'altro. Così come basterà aspettare qualche giorno per sapere se effettivamente l'avvocato Martinciglio sarà davvero il candidato dei futuristi, movimento che fa riferimento al sindaco Cristaldi e ai suoi più stretti seguaci. Intanto, in attesa anche di ulteriori novità sulla paventata candidatura dell'ex assessore provinciale Nicola Giacalone, è pronta a partire ufficialmente la macchina elettorale della coalizione di liste e movimenti civici che fanno riferimento a Salvatore Quinci, il funzionario mazzarese dell'Agenzia delle Entrate di Marsala, pronta a dire la sua come candidata a sindaco. Domenica prossima, infatti, alle 16, al Cinema Eden si svolgerà Inizia Ora, manifestazione politica in occasione della quale verrà ufficialmente presentato il nuovo soggetto politico. Inizia Ora, si legge in una nota, è il punto di arrivo e sintesi di un percorso di confronto portato avanti negli ultimi mesi tra gruppi di liberi cittadini mazzaresi che in maniera spontanea ed armoniosa si è trasformato in un progetto culturale e politico di ispirazione civica volto a dare un contributo concreto alla città nel percorso che la porterà verso la scelta della nuova amministrazione.
Il progetto mette insieme professionisti, imprenditori, esponenti della società civile di diversa estrazione sociale, rappresentanti di tutti i quartieri della città, nonché cittadini mazzaresi che vivono lontano per motivi di lavoro. E ispiratore e coordinatore del gruppo è proprio lo stesso Guinci. Ed in parallelo al Toto candidati fioccano voci e indiscrezioni le più variegate, come per esempio quelle che vorrebbero degli evidenti malumori degli attuali assessori Vito Bilardella e Silvano Bonanno, che in pratica si sentirebbero delusi dal fatto che Nicola Cristaldi non abbia individuato tra loro due un naturale candidato a sindaco. Come dire, insomma, ti abbiamo sostenuto, ti abbiamo difeso, ci abbiamo messo la faccia, ma per la scelta del candidato sindaco si è andata a pescare altrove, prima con Bianco, poi con Davide Palermo e ora con Mariella Martinciglio, e prima ancora si dice, si mormora anche con l'avvocato Marceca ed infine anche con Pietro Foraci, che avrebbe rifiutato l'invito. Intanto la notizia di qualche minuto addietro è che l'assessore Vito Bilardello si è ufficialmente dimesso dall'incarico, lo ha comunicato attraverso una nota nella quale si legge: il mio ruolo di responsabile di un movimento, l'osservatorio politico che sarà presente alle prossime elezioni, impone la mia coscienza di rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore per valutare liberamente insieme all'intero gruppo e senza preclusione alcuna le varie proposte ed essere parte attiva nella costruzione di un progetto amministrativo per la città. Bilardello poi prosegue dicendo di essere orgoglioso di aver fatto parte dell'amministrazione Cristaldi sia nella prima che nella seconda amministrazione e soprattutto di aver contribuito a trasformare questa città. Bisogna continuare, prosegue Bilardello, il percorso virtuoso tracciato in questi anni, a fare tanto altro ancora con l'apporto di idee nuove e con l'entusiasmo che dovrà caratterizzare la futura squadra di governo di questa città. La nota poi si conclude con i ringraziamenti da parte di Bilardello, del sindaco Nicola Cristaldi e di tutti i dirigenti e l'apparato amministrativo del comune. Altro gossip intanto riguarda la ventilata idea proprio di Cristaldi di candidarsi a sindaco di Calatafimi. Su questa probabilità in effetti girano parecchie voci discordanti e comunque che tengono banco nell'attuale clima preelettorale. In ogni caso una conferma potrebbe arrivare ufficialmente ai primi di aprile, allorquando il sindaco Cristaldi, nel caso in cui decidesse davvero di candidarsi a Calatafimi il 26 maggio, sarebbe costretto a dimettersi 45 giorni prima della data fissata per la chiamata alle urne. Insomma, vedremo cosa accadrà. Andiamo avanti con le altre notizie. Il Comune di Mazara del Vallo ha reso noto che è stato pubblicato l'avviso per lo svolgimento della gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Caboto. L'importo dei lavori ammonta a poco più di 29.000 euro. Le offerte dovranno essere presentate entro il 14 febbraio. E restiamo a Mazara del Vallo per parlare del mancato dragaggio del Porto Canale, una vicenda sulla quale torna a farsi sentire anche il sindaco Nicola Cristaldi. Sentiamo il perché nel servizio. Sul mancato dragaggio. Del Porto Canale di Mazara del Vallo torna a farsi sentire il sindaco Nicola Cristaldi. Il primo cittadino chiama in causa ancora una volta la regione per il mancato avvio dell'intervento in questione. Aspetteremo ancora qualche giorno per comprendere le reali intenzioni della regione, sottolinea Cristaldi. Dopodiché chiederemo un incontro con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa per chiedere il commissariamento della stessa regione per la mancata pulizia del nostro fiume. Una presa di posizione pesante, insomma, ribadita dal primo cittadino anche in una breve intervista trasmessa nel corso dell'edizione serale di ieri del telegiornale regionale della RAI. Mazara non può più aspettare. Cristaldi si dice pronto dunque a volare a Roma per chiedere l'intervento del governo nazionale. Il nubifragio dello scorso 10 e 11 novembre ha provocato danni ingenti nella nostra città con diverse imbarcazioni che sono affondate e hanno aggravato la già precaria navigabilità del fiume, ricorda ancora il sindaco di Mazara. Come si ricorderà, il progetto originario, già finanziato con circa 2 milioni e mezzo di euro, probabilmente verrà accantonato per tutta una serie di motivazioni, prima tra tutte l'impossibilità di conferire fanghi nella cosiddetta colmata B.
Da parte sua il governo regionale pare abbia individuato una strada alternativa per dragare finalmente il porto, ovvero il cosiddetto soul washing, una tecnica innovativa. Un nuovo progetto in pratica per il quale servirebbero circa 25 milioni di euro in modo da dragare tutto il fiume, non solo la parte iniziale. Ma quanto tempo ci vorrà per fare il progetto e recuperare i fondi non è ancora dato sapere. Intanto, aggiunge ancora il sindaco di Mazara, la gente è disperata e fortunatamente non ci sono state vittime con lo scorso nubifragio, ma nessuno può garantire che in un ulteriore eventuale episodio di nubifragio non si verifichino situazioni ancora più drammatiche, per le quali qualcuno dovrà pure rispondere nelle sedi preposte. A Erice, nuova rimodulazione delle commissioni consiliari, lo ha reso noto il presidente del Consiglio Comunale Paolo Genco. Le commissioni, a seguito della modifica del vigente regolamento, sono scese da 4 a 3, dunque è stato necessario rimodulare non solo le composizioni, ma anche la nomina del presidente e del vicepresidente. A Marsala saranno recapitati a domicilio a partire da oggi nuovi calendari per la raccolta porta a porta dei rifiuti. La distribuzione è curata dagli operatori della società Energetica Ambiente, che stamani ha comunicato l'avvio della consegna formale dei calendari sia alle famiglie che alle attività commerciali. In più l'amministrazione comunale ha pubblicato sul sito www.marsalabellapulita.it i calendari stessi, in cui sono indicati i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti differenziati nei rispettivi contenitori a seconda della zona di residenza. Il Comune di Mazara del Vallo ha avviato una serie di interventi per prevenire gli allagamenti in città a seguito di forti piogge. Sentiamo assieme i particolari nel servizio. Il vice sindaco di Mazara, Silvano Bonanno, ha reso noto l'avvio di una serie di interventi per prevenire gli allagamenti nei casi di forti piogge, favorendo il deflusso dell'acqua piovana dalle strade. Ieri, fa sapere Palazzo dei Carmelitani, sono stati consegnati all'impresa ADF di Trapani i lavori di installazione e messa in funzione di un impianto di sollevamento delle acque da installare all'interno della scuola elementare di via Santoro Bonanno, che consentirà il normale deflusso delle acque verso il fiume. L'investimento previsto è di circa 50.000 euro. Analoghi interventi sono stati già avviati, altri sono in corso nella via Santa Maria di Gesù, sempre nel quartiere Macara, affidati all'impresa Edil Project di Mazara, nella zona di via Val di Nodo, di fronte alla via Polonia, affidati all'impresa GESAF SRL di Mazara. Anche in questi casi, ricorda ancora Palazzo dei Carmelitani, si tratta di lavori di somma urgenza con un investimento di circa 50.000 euro per ogni intervento. Tra gli interventi in corso di svolgimento si segnala quello nella piazza Tre Valli, dove a seguito del nubifragio del novembre scorso ha ceduto alla struttura della rete fognaria mista, con un intervento di somma urgenza affidato all'impresa Morello Francesco per un investimento di circa 90.000 euro. Sarà ripristinata la funzionalità della rete condotta fognaria mista con separazione della stessa mediante innesto di una condotta fognaria delle acque bianche con scarico diretto nell'adduttore principale della via Castelvetrano. Ulteriori interventi sono previsti nella via della Resistenza, mentre è tornato in funzione il depuratore secondario di Mazara 2, che era stato sommerso dopo la parziale copertura a causa dell'esondazione del fiume Mazaro. Interventi minori ma fondamentali per il deflusso delle acque sono stati già effettuati nella via Honduras e nella via Sanremo, dove è stato potenziato l'impianto già esistente e la precedente tubazione è stata sostituita. Per il decimo anno consecutivo alla Biblioteca Diocesana di Trapani parte il treno delle storie, il ciclo dei laboratori di lettura ad alta voce per bambini che si tengono presso la sezione Il Piccolo Principe. I laboratori si terranno con le stesse modalità degli anni passati, il mercoledì e venerdì pomeriggio per i piccoli dai 3 ai 5 anni, per i bimbi dai 6 ai 8 anni invece sempre il mercoledì dalle 18 alle 19. Si è tenuto sabato scorso al liceo Adria Ballatore di Mazara del Vallo l'Open Day, grande affluenza di famiglie giovani, si legge una nota del liceo mazarese, i quali hanno visitato le sedi dello scientifico, del linguistico e del classico. Docenti e alunni hanno animato i laboratori didattici e creativi, la dirigenza e i docenti, prosegue sempre la nota, esprimono grande soddisfazione per la fiducia che ancora una volta la città di Mazara ha dimostrato per la storica istituzione scolastica che negli anni ha formato giovani che si sono distinti nell'università e nel mondo del lavoro e che sono loro
l'orgoglio della città. Il gruppo di Alcamo parteciperà all'iniziativa nazionale di Amnesty International prevista per il 25 gennaio. Si tratta di una fiaccolata commemorativa per il terzo anno della scomparsa di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano morto in Egitto. La fiaccolata si terrà in Piazza Ciullo con inizio alle 19. In occasione dell'iniziativa verrà fisso lo striscione Verità per Giulio Regeni al balcone del Palazzo di Città. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Non ci sono altre notizie, prima della sigla vi segnalo per la programmazione serale sulla nostra emittente che alle 21.35 andrà in onda uno speciale televallo dedicato alle elezioni amministrative di Mazara del Vallo, in studio il candidato sindaco Enzo Calafato. È tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.